Buongiorno, ben svegliati. Buon inizio di settimana in questo lunedì 23 luglio. Siamo pronti per andare a vedere eh, per la nostra rassegna stampa, quella di Mattino 6. Per andare a vedere i principali titoli dei quotidiani regionali, ma non solo, anche di quelli nazionali e sportivi. Per vedere le principali eh, notizie di questa mattina che trovate nei fogli. Come vedete alle mie eh, spalle. Questa è la prima pagina del Centro Edizione di Pescara che apre con la cronaca, investito mentre va in bici e grave. Siamo. A Pescara, incidente in viale Primovere, lungo il tratto che costeggia la pista eh, ciclabile, mh, in alto, sotto la testata, eh, vediamo il dramma del manager abruzzese. Marchionne si è aggravato, è in coma irreversibile. E poi l'Abruzzo Il Fisco, oggi scade il modello 7:30, nessuna multa ai ritardatari. Eh, a centropagina. Eh, il lunedì dello sport, primo test del Pescara ieri a Palena, Monachello in vetrina contro la eh, Flacco Porto. Non solo Monachello, poi vedremo il servizio della eh, partita del nostro eh, Andrea Costantini. Questo è il lunedì dello sport che prevede anche eh, purtroppo la Formula 1 ieri, giornata. Amara per la Ferrari, Vettel sbanda nel giorno più triste, Hamilton trionfa ad Hockenheim. Torniamo. A casa nostra in Abruzzo per andare a vedere all'interno. L'Abruzzo verso le regionali. M, Movimento 5 Stelle e Lega no ad accordi. Forza Italia oggi vertice a Pescara niente segnali, i rischi della strada eh, parco. È sempre a pescara sostanze dopanti. Assolto un eh, pescarese. Dall'altra parte. Eh, sempre per lo sport, calcio, gli organici, come si stanno formando le, le squadre di A e di B, e poi eh, 80 anni per José Altafini, gol e scappatelle, gli 80 anni appunto del campione eh, italo-brasiliano. In basso i concerti dell'estate, Giusi Ferreri, Starra, Francavilla, Amore, Capoeira e gli altri successi infiammano la piazza questa è la prima pagina del eh, centro edizione di pescara cambiamo provincia andiamo all'aquila investe un cervo 41 enne grave l'aquila schianto nella notte sulla 24 in rianimazione il conducente illesi i eh, familiari eh, cambia la fotonotizia ed è dedicata a rugby, L'Aquila, Unione iscritta all'A, ALA. RC è subiudice. Eh, vediamo che cosa, quali sono le altre notizie che vengono appunto dalla provincia Aquilana, siamo ad Avezzano, la Cassazione morì per sangue infetto, risarcimento agli eredi. A Barisciano soccorso difficile, strade troppo strette, l'ambulanza è allora ritarda. In basso a Cocullo, Rave Party, multe denunce. Festa abusiva, 60 i giovani identificati dai carabinieri. Cambiamo ancora provincia, andiamo alla provincia di Teramo che apre per l'appunto con la provincia Corsa alla Presidenza, si profila la sfida tra Di Bonaventura e D'Alonso, ma ci sono in ballo anche altri eh, nomi. Eh, per lo sport. Teramo e Giulianova speranze e ambizioni, eh, nella foto l'attaccante del Teramo Piccioni, l'allenatore del Giulianova, Nico eh, Stallone. Eh, All'interno che cosa mh, troviamo eh, in provincia? Eh, ecco qua in Contrada Marina, Frana di Mosciano, demolita la prima villa e poi a Roseto discarica abusiva sul lungomare nord, in basso ad Alba Adriatica, Alto La ai furbi dell'ombrellone, il comune ai bagnanti, bisogna rispettare le eh, regole, il blitz della guardia costiera che ha rimosso centinaia di ombrelloni lasciati eh, sulle spiagge libere. L'edizione di Chieti Lanciano Vasto, sempre del centro ospedale, 300 contratti a termine Chieti la gara ASL da 10 milioni di euro per 4 anni vinta da una società di Milano il lunedì dello sport Chieti e Lanciano oggi si riparte per vincere i due tecnici Umberto Marino del Chieti e Alessandro del Grosso del Lanciano eh, all'interno Vasto, travolto da un'auto dopo la caduta in bici, è successo a un ciclo amatore 25enne, eh, che adesso è grave. Ortona, divelti, rami e recinto al parco Ciavocco, e in basso vincono eh, Ndurcillun, Ndurcillune e Tarallucci, premiata anche la frittura della costa di Trabocchi, Casalburdino, la eh, cucina tradizionale. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sul messaggero, ovviamente la parte relativa alla nostra regione Marchionne, Shock alla Sevel, angoscia per l'ex presidente FCA nella più grande azienda d'Europa di autoveicoli commerciali, la sostituzione con Malley, abbiamo una marcia in più dei rivali, possiamo solo svilupparci, dicono in alto sotto la testata rugby unione iscritta all'aquila e sub per il nodo vertenze per la serie C Campitelli 10 anni di Teramo, una passione. Serie B, Pescara subito 10 gol alla prima di Mister Pillon. Eh, allarme pronto soccorso a Pescara, pochi camici bianchi eh, la, eh, alle prese con l'affollamento del pronto soccorso a causa della carenza di eh, medici. All'Aquila auto investe Cervo, un ferito grave in autostrada, incente nella notte sull'A24, medico di Palena muore in moto a Pescara e poi la questa notizia la Movida eh, fermata con secchiate d'acqua è successo a Giulianova secchiate d'acqua sulla band chiamata dai commercianti ad animare lo shopping a ah, Giulianova il blitz anti eh, Movida e poi a Sulmona supercarcere area di Uh, rivolta questa è la prima pagina del messaggero adesso andiamo sulle prime pagine dei quotidiani uh, nazionali partendo dal Corriere uh, della Sera che apre ovviamente con una foto di Marchione la prova dei mercati per la nuova FCA senza Marchionne il manager stato irreversibile e anche Elkan dice uh, non uh, romperà e non tornerà e anche Uh, le analisi boccia di Confindustria, ruppe con noi, aveva uh, ragione, grande Stevens. La lettera a lui, Voltaire, è l'idea geniale. Uh, il fondo di Ferruccio De Bortoli la Cassa, ovviamente la Cassa Depositi e Prestiti non è una banca, tempo di nomine questo è per il eh, nuovo eh, governo, a centropagina eh, Bruxelles riveda le regole Salvini avverte Tria, il programma ma nei limiti eh, di bilancio Cassa Depositi e Prestiti, RAI servizi e taglio delle tasse, parla il Vice Premier e Ministro eh, dell'Interno e poi il sondaggio, il PD scende al 17% testa a testa 5 stelle Lega, centro-destra eh, oltre il 41%. Eh, per cento. Eh, in basso, eh, vediamo questa notizia, il ragazzo che nessuno sa come operare, l'incidente giocando a calcio, Clavicola Lussata, ora sfiora la orta, cerco uno eh, specialista. Allora, eh, entriamo all'interno del Corriere della Sera, a pagina 2, Marchionne, Situazione. Eh, irreversibile l'ultima battaglia in clinica a Zurigo la difesa della privacy è il canale dipendenti le parole più difficili mai scritte Sergio non tornerà più eh, e poi la lettera di Grande Stevens per me era come un figlio è diventato un fratello a pagina 3 eh, Ovviamente le analisi, eh, il volto segreto e la tenerezza del manager. Tutto d'un pezzo. Quando si disse, Manuele. La mia fortuna, la spesa al mercato della crocetta di Torino e la sua sciarpa eh, grigia. Eh, ovviamente tanto lo spazio alla vicenda personale di Marchione e indettamente anche di FCA. Subito le sfide per Manley. Il primo esame della borsa. Oggi il vertice. Con la prima linea dei manager del gruppo, mercoledì eh, ci, si faranno i conti. E questo è l'universo di fatto FCA, eh, che comprende anche, come vedete, la Sevel di Val di Sangro, ducato veicoli commerciali, 6.200 eh, dipendenti, ovviamente. La corsa alla successione è già stata risolta, ma adesso è il futuro evidentemente eh, a eh, preoccupare. L'intervista al presidente di Confindustria Boccia. Lo scisma di Marchionne ci è servito a maturare con il patto della fabbrica. Oggi FCA potrebbe stare benissimo in Confindustria. Lunga intervista al numero eh, uno di Confindustria. E poi per la eh, politica, le scelte del governo il. Eh, ministro dell'Economia Tria avverte sul programma di governo, giusto applicarlo ma nei limiti di bilancio di Maio attacca. Martina dopo l'emendamento PD contro l'aumento del risarcimento ai eh, licenziati. Eh, come vedete sono 36. Le eh, mensilità massime di risarcimento previste dal decreto eh, dignità voluto dal governo per le persone licenziate in modo ritenuto in illegittimo, in precedenza le mensilità erano 24. E poi l'intervista anche. Al Ministro dell'Interno Matteo Salvini: nella prossima manovra il taglio delle tasse. Andremo oltre i numeri UE. Eh, Salvini, i capi dei servizi, giusto rimettere il mandato con il nuovo eh, governo e poi. Con eh, i rapporti con alcuni protagonisti del governo, tipo il ministro Tria, con Tria al massimo ci sono state incomprensioni e non in mia presenza. Con Di Maio, l'Ilva, come dice Di Maio, ci doveva essere più attenzione nella eh, gara. E poi con eh, Papa Francesco, l'appello del Papa sui migranti lo coniugo con azioni concrete in Africa. Eh, e poi il pri eh, in primo piano sempre i partiti, il sondaggio tra Lega e 5 Stelle è un testa a testa, PD giù dell'1,9%, centrodestra al 41,7%, il Movimento sale al 31,5% e torna a sorpassare gli alleati di governo stabili al 31%. E queste sono le intenzioni di eh, voto al 19 luglio, queste qua in basso, vedete Lega... Al eh, 31%, Movimento 5 Stelle, al 31,5%, Partito Democratico, al 17%, Forza Italia, al 7,7%. Eh, Queste sono le eh, intenzioni di voto rilevate eh, qualche giorno, quattro giorni eh, fa. Eh, andiamo avanti con Repubblica, anche qui leggeremo eh, le prime eh, pagine. Eh, Elcan. Sergio ci ha salvato ma non tornerà più Lettera del presidente di FCA i dipendenti Zurigo Marchionne in terapia intensiva Il nuovo Ad Mallei già al lavoro L'immagine Golf storica impresa per Chico Molinari Primo italiano a vincere un Major Davvero molto molto bravo Molinari E poi Vediamo sugli indennizi e licenziati scontro tra PD e Di Maio e Tria blinda il eh, bilancio. Eh, Vedremo le scelte economiche appena dopo le eh, vacanze estive. Entriamo all'interno eh, di Repubblica, allora eh, Elcan agli operai. FCA Sergio non tornerà, ora inizia l'era Manley, oggi a Torino i massimi dirigenti del gruppo in vista del bilancio semestrale che sarà presentato mercoledì agli analisti, il commento di Francesco Manacorda, il coraggio delle scelte e i bilanci eh, sommari. E poi in basso le voci dalle fabbriche. Esigente, ma sempre parlato chiaro: queste: um, sono alcune impressioni di chi. Lavora negli stabilimenti FCA, Mirafiori, per esempio. Pensavamo di essere falliti. Lui ci ha rimesso in pista a Melfi, chiedeva molto agli operai, ma con la jeep eh, ci ha salvato. Eh, e poi a pagina 3, eh, condizione irreversibile: l'ultimo verdetto dei medici, marchionne in terapia intensiva per le ehm, complicazioni post-operatorie. E questo, questa che vedete è proprio. Eh, la lettera di Elkan agli operai di FCA. Eh, care colleghe, eh, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia eh, scritto. Scendiamo in basso, altre voci a Pomigliano. Mm, Agnello Guarino dopo tanti scontri siamo in cassa e c'è paura per il eh, futuro andiamo avanti adesso con le prime pagine andiamo sul fatto quotidiano che eh, dedica l'apertura alla questione eh, migranti eh, migranti meno morti dell'anno scorso ma a giugno sono di più trend invertito negli ultimi negli ultimi dati OIM, meno partenze, più vittime. L'intervista all'ex ministro dell'interno Minniti, Tripoli, non può tutelare da sola le vite in mare. In alto, eh, PD spaccato sui soldi ai licenziati, ingiustamente, e Di Maio gode. E poi Torino, dopo Marchionne, teme di restare senza auto eh, la nuova cupola, storia di copertina si organizza eh, mafia in evoluzione a Reggio Calabria, l'ora dei rampolli, archiviata la trattativa, c'è ora una sostanziale sinergia tra Palermo e le altre province. Ecco chi sono i boss che sederebbero al tavolo della piovra se si ricostituisse la super eh, commissione. Andiamo avanti, la stampa. Sergio non tornerà più. Malla già al lavoro. FCA riparte da Torino, condizioni irreversibili. Elkan scrive ai dipendenti: è stato il eh, migliore investimenti per battere l'incertezza. L'analisi eh, di Mario eh, De Aglio. Le parole dell'ex premier Renzi: Marchionne ha cambiato l'industria del nostro paese. A centropagina, fenicotteri arrivi triplicati, la maremma si tinge di rosa, questo è davvero uno scenario molto particolare. Eh, leggiamo anche all'interno della stampa che ovviamente essendo quotidiano torinese alle vicende FCA eh, è molto attenta FCA il primo giorno di Malle a Torino incontra la squadra al lavoro con i dirigenti mercoledì presenterà i conti e il canale dipendenti Sergio è stato il migliore non tornerà eh, il commento da Obama a Trump così Sergio ha ammaliato l'America Dall'altra parte, con il coraggio, Marchionne ci aiutò a salvare l'economia degli Stati Uniti. Summers convinse la Casa Bianca su FCA, il manager italiano ha avuto un ruolo eh, decisivo. E poi il gelo invece, le reazioni della politica, il gelo di Movimento 5 Stelle, con lui visioni diverse e la Lega non dimentica eh, anni di eh, critiche. Il Premier Conte di eh, profondo dispiacere, Galli, sottosegretario del Carroccio al Mise, ha portato la società all'estero ma l'ha anche salvata. Dunque voci, come vedete, eh, discordanti. e Quella discordante, per esempio, con la maggioranza è quella di Matteo Renzi che dice un gigante ha cambiato la storia industriale del nostro eh, paese con l'ex premio rapporti tra alti e, eh, e bassi. Ci siamo sempre detti le cose in faccia per una parte il pd era il padrone ma il lavoro si crea con l'impresa non con l'assistenzialismo torniamo alle eh, prime pagine e eh, andiamo eh... A vedere il prossimo quotidiano. Il Tempo, io finta profuga nella spiaggia VIP. Ci siamo spacciati per rifugiati e siamo andati in cerca di aiuto a Capalbio. Risultato, pochi spiccioli e tanti insulti. e guai a chiedere ospitalità per dormire. Il Papa, i parroci, accogliete. Si è letto la nostra inchiesta? Dice eh, il eh, Tempo. E poi, povera casta, dieci giorni di ferie in meno. Uh, in basso eroe predone marchionne divide l'italia uh, si aggrava il manager italo canadese condizioni irreversibili e la sua eredità fa discutere economisti e politici uh, libero i nemici di Marchione, l'ex capo Fiat, è in condizioni irreversibili. Il manifesto fa ironia sulla salute del manager, mentre Bertinotti sostiene che ha fatto arretrare la civiltà. Alcuni operai definiscono Sergio l'urido bastardo e la CGL Tace che schifo la sinistra sa soltanto odiare, scrive libero. La foto. Notizia: 20 anni di vita in mezzo ad una strada, Vittoria, mendicante a Milano, sempre allo stesso semaforo. E poi in basso i ladri di capelli fanno piangere le bimbe e poi i novaccini prendono di mira i eh, cavalli. Il sole 24 ore. Apre con il tema vaccinazioni via l'obbligo dove la copertura è già sufficiente. La nuova linea, il ministro Grillo, punta su un sistema flessibile. Entro fine mese il disegno di legge. I risultati: la tutela antimorbillo risale di un anno dall'87,3 al 91,7, ma cinque regioni sono al 90%. Oggi ultimo giorno per il 7.30 scattano le correzioni chi non ha fatto l'invio può optare per il modello redditi eh, entro ottobre eh, le istruzioni per integrare e correggere i dati inviati e ottenere rimborsi eh, e poi parte il concorso presidi ma è ancora scoperta una scuola su quattro eh, andiamo adesso eh, a vedere i quotidiani Sportivi, la Gazzetta dello Sport che apre con questa foto eh, che raffigura iguain con metà maglia della Juventus, quella che indossa adesso e metà maglia che potrebbe colorarsi di rosso nero. Milan Attack, nuovi dirigenti. Leonardo, ok, ora Gazzini, Segandini, poi il direttore sportivo, obiettivo Pipita. Mossa per Higuain, l'alternativa è Morata. Difendere l'organico, cedere senza indebolire la rosa. Fair play finanziario, trovare l'accordo con l'UEFA. E poi c'è l'analisi di Arrigo Sacchi perché Leonardo è l'uomo eh, giusto. In alto, Molinari, leggenda: l'Italia ha fatto golf. Chicco ci regala il mitico British, è il nostro primo major. Ora sì, che sono tra i grandi, dice Molinari e il commento di Pier Bergonzi, l'italiano numero uno del momento eh, di spalla, tante notizie, il dramma Marchione, manager in, ir in condizioni irreversibili, l'ultimo sogno, riportare Maserati in Formula 1, shock Ferrari. Vettel che errore, rimontona Hamilton, grande delusione ad Hockenheim, Seb. sbaglia una curva, quando è in testa ed esce, via libera Lewis, Raikkonen chiude al terzo posto dietro le due Mercedes. Ci sono altre notizie, per esempio questa che viene dalla Germania, Özil dice basta Germania, io tedesco se vinco, immigrato invece se perdo Inter, c'è un errore nei piani di Spalletti, Roma ha preso il portiere Olsen e poi che fisico bestiale Ronaldo, 33 anni, eh, meglio dei ventenni. Eh, e su eh, Gazzetta dello Sport eh, eh, vi segnalo un'intervista che nella seconda eh, parte del eh, giornale ha eh, visto che inizierà tra poco la Serie B e poi andremo a vedere la prima Amichevole del Pescara, l'intervista a Mauro Balata, il presidente della Lega B, parla eh, Balata, fuori dal calcio certi signori, eh, controlli, serve un ente esterno. Queste le parole del numero uno della serie eh, B, eh, torna sulle mancate iscrizioni e i processi, così non va, dobbiamo riformare il sistema, il... Patron del Bari Gian, Cas Gian Caspro ha presentato istanza alla FGC, balata, chiede la riammissione, è paradossale eh, dopo quanto è accaduto. Altre parole, troppo bassa la mutualità, intervenga il nuovo governo. E poi per chi eh, vorrà seguire il prossimo campionato e dovrà farlo eh, con Perform, eh, che ha creduto nel nostro progetto siamo già nel eh, futuro queste le parole proprio di eh, Mauro Balata che eh, trovate oggi su eh, Gazzetta eh, dello Sport torniamo ai quotidiani alle prime pagine andiamo sul Corriere dello Sport questa è la prima eh, pagina un po' particolare, Matador facci la grazia, eh, vorticoso giro di attaccanti con sorpresa finale con questo De Laurentiis eh, ovviamente con un fotomontaggio torero, eh, Higuain verso il Chelsea ma il Milan ci prova e tiene in caldo la pista morata, ora manca solo Cavani da De Laurentiis, i tifosi sognano e il Napoli fa 5 gol al Carpi e poi Ferrari umano mest eh, Seb domina, poi sbatte, e favorisce il successo di un Hamilton mostruoso e di nuovo al comando clamoroso errore eh, sul bagnato, ma nonostante Ockenheim, il mondiale è ancora aperto. Altre notizie, due di coppia linter i Icardi e Lautaro in gol contro lo Zenit. Eh, Marco Molsen festa Roma per il doppio acquisto e Molinari the Major che trionfa al British di Golf, Chicco entra nella leggenda. Andiamo su Tutto Sport perché CR7 rovescia il mercato, come potete a leggere, eh, le rivali in Italia e in Europa vogliono rispondere ai bianconeri. Il Milan ci prova per Higuain, l'Inter stringe per Vidal. City, PSG e Barça assieme al Chelsea si contendono. Eh, Pianic in alto, nessuno come Marchionne, le condizioni del manager sono eh, irreversibili. John Elkann scrive ai dipendenti FCA: intanto Vettel stecca il Gran Premio di Germania. Hamilton vince e torna in testa al. Mondiale in basso, fantastico Molinari, primo major italiano, storico trionfo al British eh, Open. Dall'altra parte, Edra Butic Damascan, giovani gol per il Torino che ha battuto 3-0 il Renate. Ci fermiamo uh, qui per questa prima parte, adesso le previsioni del meteo, la pubblicità e poi rientriamo per entrare per all'interno dei quotidiani di Casa Nostra tra poco. Mattino 6, allora, come mh, promesso, entriamo all'interno dei quotidiani di Casanova per vedere quali sono le principali notizie. Ripartiamo da Pescara pagina 11, eh, investito da un'auto ciclista e grave. Successo in Viale Primovere automobilista svolta in via Celomi e prende in pieno il 74enne sulla bici da corsa prognosi riservata in neurochirurgia, inizialmente le sue condizioni sem non sembravano preoccupanti, si sono aggravate con il passare dei minuti dopo l'arrivo eh, del 118 e dei vigili urbani, eh, mercoledì la commissione sulle piste ciclabili a rischio, peraltro eh, qui viene ripreso un, uno stralcio proprio del... Eh, giornale del 20 luglio di qualche giorno fa eh, che diceva quanto è pericolosa eh, la nuova pista ciclabile sulla riviera eh, sud. Cambiamo pagina, niente segnali, eh, strada parco a rischio, solo semafori spenti lungo il tracciato, gli incroci diventano un terno all'otto per ciclisti e pedoni che li attraversano e come vedete eh, ci sono varie foto lo stop in via Cadorna è l'eccezione la più pericolosa via Cavour l'incrocio in curva via Ruggero Settimo solo eh, sabato staccate 700 tagliandi e sulla Riviera 60 multe nel fine settimana diventa un parcheggio in basso Marciapiedi, scivoli e verde, via Terno cambia volto, da domani transito e sosta vietati. A Montesilvano strade chiuse, da cassonetti e cartelli errati, caos in centro tra via Farina, via San Pietro e via Martiri di Ungheria, l'ex comandante Agostinone servono eh, interventi, eh, i paradossi della eh, viabilità. Uh, in basso sostanze dopanti, Pescarese assolto, disposta anche la restituzione delle oltre 10.000 confezioni di anabolizzanti sequestrati. Scuola di Santa Teresa di Spoltore, lavori al via in palestra per spalti e campo di calcetto. E poi siamo a Francavilla, foro in festa. Saluta al ritmo di amore e capoeira. Francavilla, Giusi Ferreri chiude la manifestazione davanti a migliaia di persone, 5.000 piatti di sagne e ceci serviti e qualche disagio al traffico. Vedete quanta gente era presente eh, appunto al concerto. In basso siamo a Popoli, è stata la riserva tutti gli eventi, laboratori teatrali, stagi, escursioni, cineforum fino al prossimo settembre. A Chieti per la sanità in ospedale 300 contratti a termine, gara da 10 milioni di euro per 4 anni, la ASL dà a una società di Milano per gestire il personale sanitario. Appalto per le assunzioni. La metà dei dipendenti che l'azienda cerca sono infermieri. Il ricorso agli interinali permette al resto dei lavoratori di fare le ferie estive. Federcaccia va in procura contro la regione. Il presidente Morelli bloccata l'abilitazione all'esercizio venatorio in provincia di Chieti. In basso siamo ad Ortona. Vandalinazione di notte al. Parco Ciavocco, distrutti rami e recinzioni dell'area verde che collega il centro urbano al mare. Abbasto, incidente sulla riviera, travolto da un'auto dopo la caduta in bici, a grave un ciclista 25enne è stato trasportato in soccorso all'ospedale di Pescara, era con un gruppo di eh, cicloamatori e poi è sempre a Vasto, vandali contro la macchina dell'assessore. Eh, procura e tribunali vanno salvati, il narcotraffico. Menna ancora una volta all'ombra dell'andrangheta sul eh, Vastese, in basso a Santa Maria in Baro. Morto l'imprenditore D'Ortona eh, aveva 60 anni, il suo nome è legato al mondo dell'editoria Frentana. Lanciano, migranti, l'accoglienza raddoppia, il progetto dello Sprar da 90 posti aspetta l'ok ok del Ministero. All'Aquila, ancora eh, purtroppo cronaca che riguarda le nostre strade, si schianta contro un cervo, è gravissimo, in ospedale il 41enne alla guida dell'auto, i lesi familiari, eh, compreso il figlio di tre anni, l'animale sbalzato pensate per eh, 90 metri. Eh, tornavano da Roma dopo una cena con dei loro palenti aquilani, aperte, aperta un'inchiesta per lesioni gravissime. A Barisciano, soccorso difficile in zona rossa, l'ambulanza ha perso tempo a causa delle strade strette per prelevare una donna colta da malore. Siamo... Eh, ad Avezzano, sangue infetto, trasfusione fatale. Sia sì, al risarcimento, la Cassazione rinvia gli atti alla Corte d'Appello. Un milione e mezzo la richiesta degli ieri della donna morta anni fa. Eh, sempre ad Avezzano, il PD attacca De Angelis. Equilibri di bilancio, verifica in consiglio, sempre ad Avezzano. De Orda, smantellare per la pista ciclabile. Il comune revoca le autorizzazioni ad alcuni bar del centro, si accentua lo scontro con i commercianti. In basso rave, in arrivo denunce e multe, iniziativa non autorizzata, 60 le persone che sono state identificate dai carabinieri e a Sulmona in scena la bontà dei vini locali, degustazione e laboratori guidati da esperti del settore. <coughs> Siamo a Teramo, il eh, Corsa alla Presidenza della provincia, in vista lo scontro di Bonaventura d'Alonso. Per ora sono i candidati più accreditati, ma potrebbero spuntare altri nomi. Le elezioni dovrebbero tenersi il 14 ottobre, incerto il voto ponderato nelle strategie. Incide molto il notevole peso del Comune di Teramo e della nuova amministrazione d'Alberto. E poi Gabriellino sfida il vento sul suo pattino, eh, è partito ieri dalle eh, tremiti, ma il mare mosso potrebbe fermarlo. L'arrivo è previsto oggi a Giulianova. In basso il comune striglia i furbetti dell'ombrellone, il vice sindaco replica i bagnanti che hanno protestato per il blitz. Bisogna rispettare le regole. Siamo. A Roseto discarica sul lungomare, è un'area privata concessa come parcheggio pubblico. L'assessore bisogna rimuoverla subito e eh, almeno a vederlo. Sembrerebbe effettivamente proprio eh, di sì. In alto sempre a roseto, ultimi tentativi per, per avviare il servizio di bike sharing. In basso, a Pineto festa con il carnevale estivo. Sfilata con tanti gruppi mascherati che hanno entusiasmato il pubblico. Andiamo adesso sul messaggero. Poi nella parte finale andremo sullo sport a pescara pochi camici. Eh, bianchi estate rovente al pronto soccorso la mancanza degli specialisti pesa sull'attività di un reparto da 300 accessi al giorno eh, il primario Albani ad agosto dovrebbero arrivare 5 nuovi manager, eh, medici e il manager Mancini 29 assunzioni con 12 anessesisti di spalla resa di conti su rifiuti siamo a città sant'angelo tra florindi e la sinistra eh, ancora an cronaca anche qui travolto da un'auto in viale primovere anziano ciclista in prognosi riservata strade di sangue grave anche un giovane investito ai eh, colli all'aquila un cervo piomba in Carreggiata, sfiorata la strage in autostrada, quattro le auto coinvolte, una delle quali distrutta dall'impatto, un ferito è grave e un testimone era di almeno 200 kg, aveva le corna lunghe un metro e mezzo. C'è cioè il, il precedente dell'orso, l'animale potrebbe aver saltato la recinzione mm, di. Le indagini sono affidate alla polizia autostradale Aquila Ovest diretta da Alberto Ravanetti eh, e poi a Sassa la cattura brutale del cane di quartiere, polemiche e proteste. In basso perdonanza si dimettono Cavalieri e Zimei, i due avevano realizzato le linee guida studio che avrebbe richiesto di più di tre mesi di lavoro. Eh, pista ciclabile, siamo da Vezzano, no anche da Fratelli d'Italia. Bruni se nella zona nord passa una bicicletta ogni mezzagornata, questa rischia di essere la pietra tombale sul centro. Napoleone commercianti annuncia faremo una serrata e una richiesta di accesso agli atti che il comune ha adottato. Mm, sempre ad Avezzano Ceglia del PD dall'Anna trazoppa in poi scelte sbagliate a Sulmona viaturati non c'è traccia dei tanto annunciati eh, fondi ehm, a Pescasseroli poste servizio di smistamento trasferito e ci sono proteste il carcere a Sulmona scatta lo stato di agitazione e a Celano guai contabili per eh, Daulerio Acchieti, Marchionne ultimo appello qui servono infrastrutture e manzi della Wilm gli dobbiamo un grazie il futuro la nostra solidità è nei numeri ma su strade campo, sport e banda larga la regione non ha raccolto le sue eh, istanze in Val di Sangro si segue con apprensione il dramma del manager in lotta per la vita Medico di Palena muore carbonizzato in Toscana, crescenzo di Donato eh, e la moto bruciata proprio nell'incidente che gli è occorso purtroppo in Toscana. Altre notizie, vasto ciclista 25enne investito alla Marina rischia la paralisi. Liceo artistico e coreutico al Ciapi, via ai eh, lavori. Siamo a Teramo, verde urbano e parco fluviale, pronto il piano del comune, l'assessore di Bonaventura aggiorni i lavori nei quartieri eh, e nelle frazioni, a disposizione soltanto 90.000 euro per l'impresa che vincerà l'appalto. A Giulianova consorzio Lido delle Palme, l'ottizzazione per ora è no. E poi il blitz martinsicuro. Gli ambulanti abusivi abbandonano mille costumi. A Giulianova, residenti contro la movita, secchiate d'acqua sulla band. Davvero un incredibile fuori programma in viale Orsini. Ieri pomeriggio alcuni negozi avevano organizzato un momento musicale. Ad un certo punto, dal balcone sovrastante al sito, eh, è caduta giù acqua come se piovesse. E non è stato un incidente, ma forse era qualcuno a cui non piaceva. Il tipo di musica andiamo allo sport adesso pescara 10 gol per la prima di pillon antonucci già convince eh, monachello vede la porta cocco in gran spolvero goleada sulla delfino flacco porto assegno anche forte macin e Mancuso, e Marras si presenta, è la mia grande occasione. Andiamo a vedere anche sul uh, centro questa amichevole Monachello. Bomber Giramondo di Pillone il 24enne attaccante con un passato in Ucraina, Cipro, Belgio e Grecia parla tre lingue, punta in alto siamo da eh, playoff queste alcune immagini dell'amichevole di ieri 10 gol alla Flacco Porto, Cocco Show primo testa a palena, tripletta dell'attaccante in evidenza, anche Antonucci allora ci andiamo a vedere il servizio del nostro Andrea Costantini e poi a seguire proprio le impressioni di un nuovo acquisto l'attaccante Marras sono Mirko Antonucci, Andrea Cocco e Gaetano Monachello a prendersi il proscenio nel primo test stagionale del Delfino a Palena contro la Delfino Flacco Porto compagine Pescarese neopromossa al campionato di eccellenza. Amichevole e chiusa dalla squadra di Pillon con la doppia cifra, 10-0. Il gioiellino Scuola Scularoma Antonucci, aggregatosi al gruppo ad inizio settimana, ha guadagnato i primi applausi. Scatti, dribbling e la marcatura che ha aperto i giochi dopo appena 5 minuti. Pregevole poi il destro liftato del 3-0. Pochi dubbi sul talento se il ragazzo si adatterà alla prima stagione tra i grandi fuori da Roma farà divertire i tifosi bianca-azzurri che intanto hanno potuto apprezzare anche la tripletta di Andrea Cocco, miglior marcatore del pomeriggio, il tutto in attesa di capire quello che sarà il futuro del centravanti sardo con il contratto in escadenza il prossimo giugno. I rumors di mercato lo danno vicino alla sua ex squadra, il Vicenza. Lui in questo test segna di volè su azione d'angolo e spinge in porta due traversoni al bacio di Zampano, va anche vicino al poker personale quando non trova la porta al culmine dell'azione più bella dopo il triangolo con Brugman e il velo di Marras 5 le reti nel primo tempo, le prime 4 segnate nei 17 minuti iniziali squadra schierata nella prima frazione con Fiorillo tra i pali, linea di difesa con Zampano, Gravion, Scogna Miglio e De Lisalde, mediana con Memusciai Brugman e Ventola, in avanti Marras, Cocco e Antonucci non ha segnato ma è stato attivissimo Marras trovando i primi sincronismi con Zampano squadra cambiata in toto nella ripresa Castrati in porta, Balzano per rotta Fornasier del Grosso in difesa, in mezzo Macin, Proietti e Palazzi, davanti Forte, Monachello e Mancuso, schierato quest'ultimo a sinistra. Doppietta per l'ex lancianese Monachello a Pescara per la definitiva esplosione, sotto lo sguardo attento di un Atalanta che confida in questo prestito per avere un attaccante pronto al grande salto. Hanno trovato una rete a testa anche Forte, Macin sul calcio piazzato e Mancuso. Applausi anche per Castrati che al 90 ha respinto un calcio di rigore a Dincecco. Assente Ugo Campagnaro, al pari di Yamga che presto potrebbe fare rientro al Chievo. Non sono entrati Selasi e Vitturini, vicini alla cessione in Serie C. Prossimo test giovedì alle 17, sempre a Palena, contro il Teramo. Manuel Marras, un'esperienza per te importante, professionale, qui a Pescara dopo tanti anni di Serie C e di Gavetta. Sì, assolutamente, è un'occasione, per questo devo ringraziare anche Mister perché mi ha voluto fortemente e sicuramente spero di cogliere al massimo possibile. Ecco, Pillon una settimana fa ha detto tra i giocatori se mi chiedete una sorpresa io dico Marras. Ah, sicuramente io Mister già lo conosco e devo ringraziarlo perché mi ha cercato e spero di, di ripagare la sua fiducia. Quali sono le tue caratteristiche da esterno d'attacco? Ma la velocità, l'uno contro uno, sicuramente sono queste le caratteristiche principali. Eh, a Pescara c'è una importante concorrenza perché nel tuo settore sono arrivati diversi giocatori proprio nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Questo è un ulteriore stimolo? Sicuramente fa parte del gioco. E più gente c'è, meglio è: nel senso che la squadra sicuramente sarà costretta ad allenarsi al massimo, e sicuramente anche nel mio ruolo ci sono giocatori importanti. E la tua prima settimana di ritiro in Bianca Azzurro, come stai trovando? Ha no, un bel gruppo, un gruppo affiatato che lavora bene, quindi l'importante è questo: sicuramente c'è ancora tanto da lavorare e speriamo di farci trovare ponti per l'inizio del campionato. Prima di assaggiarla sul campo, qual è la differenza principale che ti aspetti di trovare tra la C e la Serie B? Ma, sicuramente magari la velocità del gioco e la tecnica, perché tante volte magari anche in Serie C viene meno. Savona, Trapani, Alessandria, sono state esperienze che ti hanno lasciato o cosa? Ma sono cresciuto sotto tanti punti di vista, sicuramente il piano mentale, il piano fisico e sicuramente giocare in questi campionati ti fa crescere. Eh, cosa ti hanno detto di Pescara, non so tra compagni di squadra, persone con cui hai parlato, della città? Ma non c'è bisogno di, 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 di presentazioni, Pescara è una grande piazza e la storia che parla. Senti, eh, cosa ti aspetti da questo campionato da un punto di vista di, di squadra? Quali sono gli obiettivi? L'obiettivo è quello di fare il massimo possibile. Ora, noi non ci siamo prefissati un obiettivo, ma cerchiamo di fare il massimo. Allora, queste erano le parole appunto del neo arrivo eh, Manuel Marras. Continuiamo la lettura, rimaniamo sul eh, Messaggero Acqua e Sapone. Si riparte il 20 agosto, ovviamente parliamo di futsal con il premio. Marciano si chiude la stagione del doblete e adesso occhio all'Europa, eh, grande obiettivo ovviamente dei campioni eh, d'Italia. E poi andiamo a pagina 41, eh, Campitelli 10 anni di passione, il patrono del Teramo vicino alla squadra vorrei vincere di più, gli Ultras però lo eh, contestano dopo Ranieri che ieri è diventato ufficiale, eh, ecco Fiordaliso. Eh, Amadio in partenza, visti i rinforzi della mediana, dall'altra parte Bartolini, presidente del Real Giulianova, che dice è un Real in eh, costruzione. Eh, oggi il raduno, mantenuta la promessa di ritornare in Serie D. Adesso, ovviamente, la palla passa al tecnico. Nico Stallone Lavastese siamo in serie D, è quasi al completo in porta il 19enne Selva, la squadra andrà in ritiro a Colle di Mezzo Masciangelo dal Teramo e il nuovo direttore generale ok, dalla Covisod e poi il Pineto parte oggi senza fare pro proclami. Oggi si raduneranno i Biancazzurri eh, ancora diretti da Amaolo. E il Chieti oggi eh, il, si raduna anche il Chieti. Di Giovanni, squadra costruita per la D. Sono 27 convocati da Umberto Marino. All'interno del pezzo ci sono le ultime. Eh, novità in basso, Francavilla Sanchez arriverà in ritardo, l'Aquila Palazzi prende, prende tempo eh, per il sì Palazzi, Mario Palazzi che è, un, è il candidato a sedersi proprio sulla panchina dell'Aquila. Eh, siamo ad Avezzano, sempre in serie D, Iacovitti, l'Avezzano deve ripartire da dove? aveva chiuso e poi unione siamo in rugby unione iscritta l'Aquila Subbiudice molto probabile che lo storico sodalizio possa mollare ci sono 200.000 euro di lodi arbitrali da sanare e sono troppo onerosi per il volley sieco tutto pronto per la festa dei 50 anni Lorenzo Dellari Mattatore a Ortona il 9 agosto prossimo eh... Andiamo sul centro, ripartendo dalla Lega Pro, eh, Bomber Piccioni eh, dice mi manda lo zio Bruno, mi ha parlato della città della tifoseria, anch'io voglio lasciare il segno sul diavolo, domani amichevole con il benevento per il diavolo, la punta di Renzo in evidenza nella partitella in famiglia, mette a segno due gol davanti a 300 tifosi, prevista oggi la presentazione dei soci di minoranza che... Affiancheranno Campitelli in basso l'intervista eh, Cappellacci. Io in panchina bocciato da questo calcio, il tecnico di eh, Tortoreto eh, a cuore aperto da predestinato fino a lento declino. Evidentemente dice un po' schernendosi, ma fa parte. Anche molto del personaggio dice: Evidentemente non sono eh, capace. Ma sa lui per primo che non è così. Eh, la scheda centrocampista, poi eh, allenatore. Mh, una carriera che probabilmente gli avrebbe potuto riservare più gioie. Eh, Roberto Cappellacci, eh, che l'anno scorso insomma, ha chiuso la stagione. In eccellenza marchigiana. Eh, andiamo avanti. Le Abruzzesi di serie D. Il Giulianova pensa a Forò e spera in un magico tris la dirigenza sulle tracce. Il centrocampista riparte la stagione dopo due promozioni di fila. Stamane il raduno al Castrum. Nel pomeriggio, primo allenamento al Fadini. Il tecnico Nico Stallone farà sostenere due sedute giornaliere proprio al Castrum. Sabato test con la Flacco. In alto, l'Aquila, Jus a tempo fino a giovedì e i Fosi attaccano Politici e Giannini. La crisi della società Rosso l'iscrizione è davvero in bilico. Palladini, Lavastese punta ad un torneo di vertice. Il presidente Bolami, mancano un under e un centrocampista. Domani avvia la campagna abbonamenti. Giovedì la partenza per il ritiro di Colle di Mezzo. Il DG... Eh, Masciangelo sta lavorando alle amichevoli all'Aragona contro il Pescara e contro il eh, Benevento. Eh, oggi sono tante le eh, come vedete nello schema riassuntivo, le Abruzzesi che cominciano, di Seredi ovviamente, che cominciano il ritiro oggi, però una stagione che si aprirà ehm, tra poco, tra poco più di un eh, mese. Eh, Avezzano, l'obiettivo per l'attacco, è il giovane Oggiano, il ventenne in corsa con Fiore per sostituire Di Curzio, Lombardi, grazie a Paris che mi ha lasciato andare in... C, nel mirino anche Pane eh, Parte oggi la stagione dell'ambizioso Pineto: raduno alle 16 al Mariani eh, Pavone, in basso altra serie di Francavilla, orfano di Baba e Sanchez. Niente ritiro per ora: il primo per infortunio, l'altro per motivi familiari, eh, con il Francavilla che si raduna a pescasseroli, eh, San Nicolò Notaresco, Candellore e Petrarulo, gli ultimi colpi. Il DS De Angelis ora pensa a Monti come portiere. Eh, fuori quota. Oggi il raduno anche del Nuovo Chieti che è al via con l'obiettivo di salire in Serie D. Il presidente eh, Di Giovanni sforzo enorme per vincere la carica del DS Trovarello, abbiamo, dice, i mezzi per dominare. Il Nereto riparte sulle ali dell'entusiasmo, diverse squadre in eccellenza in giornata riprenderanno la preparazione. Il Cupello conferma eh, Carlucci. Il Lanciano riparte per tornare in Eccellenza nel pomeriggio allo Stadio Biondi. L'inizio della preparazione anche per i eh, rossoneri con la rosa della passata stagione e qualche rinforzo al lavoro. Anche alcuni giovani in prova. La prima occasione per vedere all'opera i rossoneri sarà sabato alle 17 quando è prevista l'amichevole con la Virtus Rocca eh, San Giovanni. Eh, Piazzano e Ortona cambiano volto: Soria verso la panchina della Val di Sangro, nel Pucetta c'è Fusarelli. E poi una cosa che riguarda tanti iscrizioni e ripescaggi, sarà una settimana calda e in prima categoria i posti a disposizione potrebbero essere di più rispetto alle domande inoltrate. Nella foto il presidente del Comitato Regionale della LND FIGC Daniele Ortolano. Eh, siamo Uh, al basket d'Arcangeli ecco eh, i talenti per far volare Roseto, il tecnico degli Sharks Tesse le lodi di Nicolic Rodriguez, Penet, Ebois e Baillet eh, saranno in pianta stabile nel roster senza tralasciare eh, Donadio e Panopio. Eh, C'è anche la firma di Busciati, la Guardia e poi invece in casa Teate l'amministratore del Conte Teate Basket allunghiamo il... Settore under in basso il personaggio danese, il preparatore fisico che vince tutto, nato a Teramo con l'Olimpia Milano. Ha vinto sei degli ultimi nove scudetti ed è un piccolo eh, vanto, nemmeno poi così piccolo. Evidentemente, eh, in Serie B. Amatori, giovedì il nuovo corso, all'Aurum la presentazione del nuovo progetto che vede la società unita alla Weir e Pescara eh, Basket, novità nello staff di coach Raiola con le partenze dell'assistente eh, Perricce e del preparatore atletico del principio, forse a San Severo, domani saranno eh, diramati. I, eh, calendari eh, sempre per la Serie B a Teramo riusciti vogliamo essere tra le prime otto il presidente dell'Adriatica Press il girone è cambiato ma noi faremo la nostra parte con ambizione in basso e le altre di Serie B Giuliano Ferraro qui per fare bene il Campi e su coach Tarquini questi sono i movimenti delle eh, squadre di a serie B di basket e chiudiamo con il podismo: il teatino Ruggero vince la notturna Toccolana, oltre 500 iscritti alla nona edizione della corsa organizzata dalla Tocco Runner, al secondo posto il pescarese Alessio Bisogno davanti a Bucci e a eh, Mariani. Questa era l'ultima notizia che vi leggiamo per questa eh, mattina, per Mattino 6 che si chiude qui. Io vi ricordo gli appuntamenti con la nostra relazione a partire dalle 14 con la prima edizione del eh, nostro telegiornale. Mattino 6 invece torna domani mattina puntuale alle ore 8. È tutto, buona giornata.